Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando, insomma che siate tutti ben sereni. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione un po' particolare, un po' particolare. Allora, piccola, piccola, piccola premessa. Quando si parla di attaccanti, si parla di problematiche. Perché? Voi non potete immaginare quanto sia complicato costruire un attacco decente. Credetemi, è più difficile costruire l'attacco di quanto voi pensiate, cioè è molto complicato, specialmente se si parla di un attacco a due, quindi di un attacco che ha due. Però, secondo la stampa internazionale, potrebbe esserci un colpo di scena. Una notizia che a mio avviso non ha molto senso dal punto di vista logico, ma che per questioni relative all'onestà intellettuale vengo a spiegarti. Ora, sapete bene che ci troviamo di fronte ad una situazione delicata, che è quella di Vlahovic Lukaku. Vlahovic, da una parte, insomma, un attaccante giovane, di successo, di talento, dall'altra parte, un ragazzo un po' più grande di Vlahovic, sempre di successo, sicuramente un attaccante che ha fatto tanto, però due attaccanti fondamentalmente diversi. Addirittura c'è qualcuno che però potrebbe pensare altro. Potrebbe esserci un colpo di scena, una novità veramente molto importante, faccio nulla, ripeto, nella situazione. Piano piano la spieghiamo. Allora, raga, prima di iniziare cosa dovete fare? Come al solito basta andare qua sotto, cliccare sempre su iscriviti, mettere un bel like ovviamente al video e ovviamente se vi va attivare la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, questa cosa è veramente molto importante, è una cosa fondamentale. Se voi attivate la campanellina, avete praticamente tutte le notifiche, tutti i vari video. Non è che vi arrivano 200, non vi preoccupate, però i contenuti che escono voi praticamente li potete subito guardare. Quindi, se vi va, potete fare questa cosa. E sempre se vi va, potete seguirmi sui social. Allora, qualcuno dice: Vlahovic resta e Lukaku arriva. Ora, da un punto di vista economico, tutto questo sarebbe folle, perché Vlahovic guadagna 7 milioni e mezzo di euro all'anno, Lukaku sarebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto, quindi la possibilità di avere da questo punto di vista il giocatore pagando una cifra bassa. E avendo il diritto di riscatto, qualora ovviamente si decidesse di riscattarlo. Il problema è che Lukaku guadagnerebbe almeno quanto Vlahovic, quindi due stipendi molto pesanti in attacco. Ma il problema non è neanche quello, perché ovviamente ad un eventuale arrivo di Lukaku con connessa, diciamo, situazione Vlahovic che rimane qua perché Vlahovic non vuole andare via, eccetera, eccetera, ci sarebbe la cessione di uno fra Ken e Milik. E sta cosa sarebbe pure normale. Vabbè, c'è Doken, ad esempio, e incasso da Ken una cifra importante per andare poi a prendermi, ovviamente, anche, che ne so, andare a prendermi Lukaku, risparmiare soldi e quindi avrei un reparto con Vlahovic e Lukaku. Il problema non è tanto questo, quanto il discorso relativo ai due. Quando tu crei l'attacco, mi spieghi in che modo potrebbero all'interno di un attacco esistere insieme loro due? Cioè Vlahovic e Lukaku in un attacco insieme possono lavorare? Secondo me assolutamente, ma non c'è modo di farli lavorare. Facci caso, ok? Sono due centravanti che sono anche diversi perché hanno delle qualità diverse. Lukaku è il centravanti standard, quello fisico, grosso, che tu gli dai la palla sull'uomo e lui la regge. Vlahovic è un centravanti più moderno che ha bisogno di palloni sul piede. Quindi sono due centravanti diversi che giocano in maniera differente, ma comunque occupano la zona centrale. In un attacco a due, la cosa più saggia è quella di mettere una punta centrale più un giocatore che sia di qualità più alta tecnicamente, di solito un giocatore che aiuta negli spazi. Quindi
Quindi chi tra i due lavora così? Non c'è. Quindi è normale che tutte e due nello stesso attacco, nella stessa, non ci possono stare. E se vogliamo fare il discorso, Vlahovic ha problemi, perché ha problemi fisici, eccetera, eccetera. E quindi c'è Dokken per andarmi a prendere una punta che quando Vlahovic non c'è, comunque io non devo giocare con Ken e Milik, ma gioco con una punta con. Perché diciamoci la verità, Lukaku ha segnato tanto. Poi uno si può dire antipatico, Lukaku comunque dal punto di vista realizzativo segna. Ma da questo punto di vista, te conviene mantenerti uno o due da 7,5 all'anno, di cui uno in panchina? Cioè, è una situazione questa qui molto complicata, in cui o uno va e l'altro, oppure ti rimane così. Per come la vedo io, non c'è bisogno di prendere Lukaku. A meno che la Juve non sa che Vlahovic, dal punto di vista fisico, è rovinato dal punto di vista fisico, io non vedo perché ci dovrebbe essere bisogno di prendere Lukaku. Cioè, Lukaku, per quello che mi riguarda e per come la vedo e per come sono fatto io, è un giocatore sicuramente di buona qualità, sicuramente di buona caratura, ma che non ha la capacità, da un punto di vista puramente tecnico, di andare a sostituire Vlahovic. È un buon giocatore, ma non è niente di che, e sinceramente parlando, trovo che sia pure stupido scambiarlo con Vlahovic, che ha 24 anni, lui ce n'ha 30, e comunque a livello di gioco, secondo me Vlahovic ti rende di più. Ma ti rende. Poi Lukaku è normale che arriva qua, e col gioco attuale, secondo me Vlahovic è più adatto a Lukaku che Vlahovic, ma io non venderei mai Vlahovic per andare su Lukaku. Perché uno c'ha 24 anni e l'altro c'ha 30. Ma poi per una serie di motivi vari, diversi, che sicuramente possono aiutare a capire come Vlahovic in prospettiva sia uno degli attaccanti più forti del mondo. In prospettiva. Poi giustamente non si sa se lui possa diventarlo o no. Però io quello che ti voglio dire, e te lo dico con tutta l'onestà del mondo, è la presunta notizia di Vlahovic che diventa Lukaku, che può arrivare là perché Lukaku deve fare boh, mi sembra una mezza cavolata, sinceramente. Cioè, questa cosa, questa idea secondo la quale Vlahovic potrebbe arrivare, non potrebbe arrivare, Lukaku potrebbe arrivare, Vlahovic va via e no, perché restano tutte e due e va via un altro. E che fai? Cioè, due centravanti di peso, di te? Cioè, due centravanti di peso? No, ignora proprio. Ma due centravanti che hanno delle qualità simili senza uno che ti aiuti? Boh, mi sembra un po' stupido, un po' anche se vogliamo disordinato. Come fai a far coesistere Vlahovic e Lukaku nello stesso attacco? Devi giocare col 3-3-4-1-2 con un trequartista dietro e sperare che i due non si facciano, non si crei un problema tra i due. Quello potrebbe essere l'unico modo per provare a farli coesistere, ma manco ce la fai perché col trequartista, diciamo, perché sul trequartista. Ok, ma se questo fa questo, se il primo fa questo e va avanti e l'altro fa questo uguale, rimane un vuoto enorme sulla tre quarti. Quindi uno deve fare questo che va indietro e l'altro deve fare questo andando avanti. Nessuno dei due è bravo a farlo. Quindi che cosa si fa? Dove me lo metto? Dove mettiamo noi l'idea di Vlahovic e di Lukaku? È una cosa che non ha senso. Capite qual è il discorso? Dove lo mettiamo il giocatore se è identico, cioè se ha dei movimenti simili a quello che abbiamo? Quindi uno solo può andare a resistere all'interno della squadra. E attualmente parlando, per come stanno le cose, io credo che comunque debba essere D'Usa. Quindi Vlahovic, come dicevo ragazzi prima che mi si interrompesse il video, che se c'è l'opportunità di andare poi effettivamente a prendere questo giocatore, e dipende anche da quello che tu vuoi fare, capite qual è il discorso? Per me in un 3-5-2 un attaccante e basta, appunto, non c'è bisogno di fare. È inutile, raga, il discorso è diverso, è un discorso molto semplice, ripeto, non vanno fatte troppe analisi tattiche. Secondo me sono incompatibili. Sono incompatibili.
No, non faccio nulla di sbagliato nel dirlo, cioè permesso incompatibili. Poi, se trovi uno che li fa giocare insieme, alzo le mani. Ma secondo, per come la vedo io, cioè non si può, capito, raga, non si può proprio, sarebbe stupido. Fatemi sapere. Io ne sento male.